Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è il fatto, questo è il dibattito che c'è stato le due fino cose. Adesso in Italia. Hai esordito, Ti seguo nel ragionamento, però distinguiamo le due cose. Hai esordito, è vero che sono le 12:23, quindi magari l'ora dell'aperitivo è stata anticipata a Milano rispetto a Roma, però hai esordito dicendo... Me lo devi dire tu perché sei tu esordito. Lo speciale. Sembra molto sobrio però, sì? Borgonovo. Tu dici? Hai esordito facendo un paragone tra i talk show russi e i talk show italiani. Allora forse basterebbe già questo per provare a rimettere a posto le cose. Allora, in nessun talk show italiano si sostiene che ci devono essere dei razzi su Mosca. Esiste invece... nessun talk show italiano si dice che bisogna bombardare Mosca. Uccidere Putin. In nessun talk show italiano... Neanche Quirico ha detto, se vuoi fare riferimento all'articolo... Ti so dire anche chi lo ha detto. Lo ha detto Cazzola, credo, su questa rete. Ma Cazzola, che bisognerebbe impiccarlo. Nessuno Cazzola avrà detto una cosa sopra le righe, ma non esistono... conduttori di talk show che ogni giorno non esistono, che ogni giorno dicono che bisogna bombardare Mosca. Non facciamo, non diciamo stupidaggini. Ospiti di talk show la che vera, dicono chi non è d'accordo, la vera che è domanda coglione, che è una merda, la vera domanda che ci do... putiniano. La vera ho domanda fatto un bel elenco, guarda, ce ne sono parecchi. La vera qui, domanda che ci ma è un dibattito, guarda, la vera domanda che la vera domanda che con sorrisetti, la vera domanda che ci dovremmo fare, la vera domanda che ci dovremmo fare è un'altra, cioè che impatto ha quella propaganda ogni giorno che viene fatta a Mosca sul popolo russo? Cioè, io sono molto preoccupato. Ogni giorno qua che impatto sono ha molto, sul qui non italiano. C'è nessuna propaganda, Borgonovo. Parla no, Borgonovo, ma certo, sì. Le nostre opinioni vengono messe su. Ma... Parla Borgonovo, parla Bianchi, però e purtroppo l'opinione di Borgonovo vale quanto quella dell'esperto dell'ISPI, capito qual è il problema nostro? L'opinione di Borgonovo vale quale quella di un esperto. Allora, siccome noi siamo per la massima libertà di opinione, per la massima libertà di... Paragonare i talk show russi a quelli italiani però... è una castronata e penso che Borgonovo, tu te ne renda conto. Sono peggio. Non è che mi posso intervenire. E la propaganda Borgonovo. C'è anche qui. Aspetta, che Magri vuol dire una cosa, sentiamo anche Magri. Sentendo che la Russia stava perdendo, che sarebbe presto franata. Non mi pare è accaduto. Che è stato, c'è la gran parte della popolazione italiana che è contrario all'invio di e armi. Quindi? Chi dice che non bisogna mandare... a parte non mi sembra che il governo ne stia tenendo molto conto. Come no? Secondo, c'è l'azione, hai detto un'altra inesattezza. L'azione diplomatica c'è dal giorno 1. Allora, scusatemi, voleva dire una cosa anche Magri sul tema dell'opinione pubblica. Ci arriviamo fra un secondo. Vi faccio. Questa è la realtà. Sento un attimo Magri, poi arriviamo all'opinione pubblica perché abbiamo anche dei cartelli interessanti. Poi vedo che ci ha raggiunti Leonid Sebastianov dalla Russia, da Mosca, e arriviamo anche da lui. Buongiorno Leonid, ben trovato. Magri, buongiorno, prego. Buongiorno. No, ha ben colto Borgonovo un mio sbuffo. Perché io credo che il problema dei talk show italiani non sia quello che lui descriveva, cioè non presentiamo gente che descrive e parla di come, in che modo sia meglio uccidere Putin. Il problema dei talk show italiani è che si permette a un ospite, lei è la seconda volta che mi succede in trasmissione con Mirta Merlino, di dominare su temi che non sono la domanda che le è stata fatta e di influenzare il resto della trasmissione. L'altra volta lo ha fatto sul tema della denazificazione e sul tema del battaglione Azov. Abbiamo parlato per 15 minuti dell'Ucraina nazista. Mi permetta di finire. Oggi stiamo parlando sul tema armi o trattativa e lei ci sta portando a parlare per 10 minuti se facciamo più propaganda agghiacciante noi in Italia rispetto a quella russa. Ma quindi il problema mi perdoni dottore, abbiamo iniziato vedendo lo spezzone di un talk show russo io ho commentato il talk show russo, e a proposito delle armi su cui lei ha fatto un'analisi molto dotta in precedenza, ho semplicemente detto che di questo tema cerchiamo di parlare
civilmente da mesi, evidentemente non è possibile. E lei ha detto, ha posto una condizione, ha detto si tratta solo se ci sono le armi. Io penso che non sia così e penso che dopo mesi a ripetere una cosa diversa. Non ha detto si tratta solo se ci sono le armi, scusami, ha detto una cosa diversa, ha detto finché mi sono permesso di semplificare, ci sono le armi in campo e ognuno delle due parti ha la speranza o l'aspettativa di ottenere qualcosa, non si siederà al tavolo. Era una constatazione, non era una felicità di combattere, cioè, che bello se combattere, non era così. Detto che forse dopo mesi che ci ripetiamo nei talk show che la Russia perde, che l'Ucraina può vincere, che abbiamo detto agli ucraini che possono vincere, che siamo andati dietro a Boris Johnson che ha ricreato l'anglosfera ed è più realista del re, dopo che siamo andati dietro a queste persone che vogliono per loro motivi attaccare la Russia e sarebbero ben contenti di mandare uomini sul campo, ci siamo resi conto che invece l'Ucraina non sta vincendo. Beh, e quindi adesso si dice cavoli, magari trattiamo. Se ne avessimo parlato in maniera decente, confrontandoci senza gli insulti, le battutine, ma le è stato fatto, la diplomazia era al lavoro, ma dov'eri? Macron è andato da Putin, ma che dici? Ma Macron è andato a Putin dal giorno 1. Guarda, capisco che il tuo giornale italiana si chiama La Verità, cioè la Pravda sovietica. Però tu assomigli un po' a Soloviev, anzi sei un Soloviev che non ce l'ha fatta tu probabilmente. Farenzo che non ce l'ha fatta. Perdonatemi, devo andare in incredibile. Devo andare più Macron è stato da Putin dal giorno 1. Allora, scusatemi, torniamo su questo tema dei magistrati.